Ciao a tutti, oggi finalmente un nuovo video e in questo video vi voglio mostrare gli ultimi acquisti che ho fatto, che diciamo era da un po' che non facevo degli acquisti nuovi e mi sono data un pochettino la pazza gioia, quindi voglio far vedere un po' di cosine, perché secondo me ho trovato anche delle offerte interessanti. Quindi sono stata comunque in vari negozi, quindi è un haul diciamo un po' misto, un po' di cosette. E niente, direi di iniziare. Allora, iniziamo da IKEA. Che non so, forse non ho più i biglietti con i prezzi, però se li trovo magari vi scrivo qualcosa, vi scrivo i prezzi in sovraimpressione da qualche parte, perché è passato un pochettino di tempo, perché dovevo farlo subito e poi non ho avuto la possibilità di registrarlo immediatamente. E ho preso questi barattolini che secondo me sono davvero davvero carini. Adesso non so quanto si capirà, sono davvero carini. Io in realtà ne cercavo più grandi, infatti vedrete che ho comprati 3.000 di questi qui. Questi qua praticamente di IKEA sono 3 e sono carini questi qua perché sono fatti in questa maniera qua, quindi tipo dei funghetti ci sono disegnati e sono comodi magari per metterci la frutta secca o cose del genere, quindi ne ho presi ben 3. Poi sempre riguardo i barattoli, ho preso anche il barattolo grande, però effettivamente questo è troppo grosso, perché in realtà ci volevo mettere il porridge, però diciamo che questo sarebbe anche troppo come porridge, e quindi ho preso questa qui invece con la versione diciamo più grande, cioè qua dentro la guarnizione diciamo, e boh, magari lo utilizzerò in un'altra maniera, vedo un attimo che cosa ci posso mettere, perché quello che avevo in mente non va bene. Però calcolate che ne ho trovato un altro, forse ve l'ho fatto vedere in un vlog, che insomma è di una misura diciamo più accettabile. Anche questo l'abbiamo fatto. Poi ho preso queste bustine di IKEA che sono insomma super comode, con gli alberelli disegnati verdi. Questi sono da 2,5 litri e insomma questi sono comodi anche per portarmi magari dietro gli snack magari al lavoro se ho voglia di qualcosa, oppure per metterli nel freezer. Poi altra cosa comoda, ho visto che c'era un asciugamano e quindi adesso è già tutto ciancicato e quindi ho deciso di prenderlo perché appunto abbiamo un po' il bagno su questi colori e ho deciso di prenderne uno, ho detto poi piano piano li cambierò tutti. E si chiama questo qui Binarn. E appunto è da 50 per 100 centimetri, questo qui. Poi, altra cosa che ho preso da IKEA, non so se è l'ultima, ah, non è l'ultima perché ci sono tre cose ingombranti che magari vi faccio vedere dopo al volo perché è un po' adesso complicato prenderli. L'ultima cosa, diciamo, che vi faccio vedere subito è questo, che è semplicemente dove buttare la spazzatura, perché io già ce n'ho due, aggiungo il terzo perché vorrei insomma fare un po' di ordine nella parte della spazzatura, insomma per la raccolta differenziata, perché così è messa un po', cioè in realtà ho tutti i secchi fuori, però è scomodo perché ogni volta devo entrare e uscire, invece li vorrei tutti sotto al lavello. E quindi ho preso questo, che poi c'è anche il suo coperchio. Poi andiamo avanti su queste altre cose che sinceramente neanche mi ricordo. Ah, abbiamo un'altra cosa di IKEA. Praticamente questa è la cosa delicata di IKEA, perché ho preso questo set di bicchieri che praticamente sono 6, adesso questi li vado a lavare, però sono dei bicchieri alti, ci sono sia nella versione che ho preso io, quindi più grande, ma anche nella versione più piccola. Io ho preso quella più grande perché in realtà vorrei fare dei reel. Sapete quelli insomma dei reel particolari un po' più carini, e mi servivano, prima di tutto mi servivano i bicchieri perché comunque li ho terminati, e poi ci vorrei fare l'ice coffee, quindi vorrei provare, anche se adesso siamo praticamente a settembre, vabbè ancora un po' di tempo ce l'ho, però diciamo che ci avviciniamo verso il periodo caldo, quindi l'ice coffee sarà un po' più difficile, magari sarà il coffee quello normale, il cappuccino quello normale. Però mi sono sembrati molto carini. Si chiamano Bardagen e sono 6. Qua dentro non mi ricordo che c'è. Questa qua è la mia bustina presa che io mi ricordavo a Barcellona, invece in realtà l'ho presa a Praga. Ah sì, queste sono le cose che ho preso invece da Tiger di cartoleria. Infatti vi farò anche un diciamo mini All Back to School, dove praticamente ho preso questi perché mi sono piaciuti tantissimo, che sono praticamente dei memo,
Però guardate quanto sono carini, che hanno il segnapagina e appunto sono rosa. L'ho presi rosa perché ho preso il planner, questo qui per scrivere. Adesso ve lo faccio vedere com'è dentro. È tutto era carino perché ha qui l'elastico, diciamo, ce l'ha qua sotto. Si apre e appunto è quello classico puntinato. Molto molto carino. Un po' mi piaceva e poi mi piace molto il fatto che qui c'è anche lo spazietto per la penna, che di solito invece non ci stava, se non mi ricordo male, nei vecchi bullet. E quindi ho preso rosa proprio per spezzare. Poi altra cosa che ho preso è altre, sarà che adesso già hanno caricato su comunque il sito dell'università tutte le nuove, i nuovi esami che dovrò fare. Adesso ne dovrò fare uno a ottobre, quindi sto preparando quello, però adesso hanno già caricato tutti gli altri esami, quindi già ho l'ansia che devo iniziare a preparare le altre cose. E naturalmente una cosa che serve tantissimo agli universitari sono i post-it, questi qua, se riesco a liberarli, e li ho presi celesti. E ci sono comunque di vari tipi, intanto c'è Ginger che si rotola, post-it insomma carini da tagliare, colorati, magari in colori anche diversi. Io vabbè, li uso spesso, li uso in realtà anche al lavoro. Poi altra cosa che ho preso, sempre da Tiger, molto carina, che adesso li proveremo perché io questi non li ho mai utilizzati, sono gli evidenziatori. Ho preso questi due, questi che sono cancellabili, sì, evidenziatori cancellabili, quindi questi sembrano davvero carini. Poi mi piacevano tanto i colori. Intanto secondo me ho fatto un grosso sbaglio perché sono nella saletta, però cambia la luce, quindi mi vedo una volta bianca, una volta gialla, comunque. E vi faccio vedere come sono. Poi io molto spesso per esempio evidenzio e poi dico no, oddio, voglio cancellare, e quindi sono comodi appunto che si cancellano. La punta è così, che diciamo non mi fa troppo impazzire, a me piace la punta bella larga, e questa qui. Però insomma sono comodi perché sono magari quelli classici della Stabilo, sono comunque abbastanza grandi, ecco infatti che ritorno bianca. Sono comunque abbastanza grandi e quindi non mi trovo tantissimo, proprio perché cioè non è facile trasportarli perché mi si riempie l'astuccio, diciamo, molto velocemente, perché sono larghi e l'astuccio è piccolo, e quindi invece mi conviene tenere questi. Poi, essendo anche cancellabili, diciamo, sono più comodi. Poi, altra cosa che ho preso, questa è una cosa per il lavoro, però da D-Mail. Ho preso, sì, perché non mi pare che c'è un altro, sì, ho preso questa borsa frigo e mi incuriosiva perché praticamente è una borsa frigo, soprattutto molto carina, molto estiva, con il cocombero, secondo me molto molto carina. Si apre qua davanti, poi c'è altre, ah, sono già staccate, questa cosa non mi piace, dovrò ricucirlo perché vedete questo è già staccato purtroppo, non ci ho fatto caso quando l'ho preso. E vedete, è comunque abbastanza spaziosa. E poi c'è anche il manico qua sopra, penso che si possa anche allargare. Adesso lo vediamo un attimo. Vedete qua, no, non si può allargare, si apre e basta, non so perché, o forse si chiude in qualche maniera. Sì, perché si può fare anche più stretto. Vedete, poi lo potete per riporlo, potete chiuderlo così. Praticamente questo lo mettete qua davanti e poi lo chiudete qua, ed eccolo qua. E questo si chiude così, quindi è comodo, perché vedete quanto diventa piccolo. E se ho letto bene, dovrebbe andare direttamente nel freezer, sì, c'è scritto qua dietro. Quindi praticamente c'ha già, così insomma il cibo resta ancora più freddo, perché questo lo mettete nel freezer, vedete, diventa così piccolo, e avete quelle, poi magari io ci aggiungo anche i ghiaccini, insomma, a parte, e quindi dovrebbe mantenere molto molto bene, anche se appunto adesso sono gli ultimi tempi, anche se comunque io mi ricordo almeno l'anno scorso fino a ottobre ha fatto caldo, quindi se fa come l'anno scorso
lo potrò sfruttare abbastanza, poi magari la userò senza metterla nel freezer, la userò normalmente, insomma. Quindi questi erano tutti i miei acquisti, diciamo, per casa e per cartoleria, insomma, lavoro, eccetera, eccetera. Adesso io le mostro a parte le altre tre cose di Ikea, che praticamente sono tutti e tre dei cuscini, dove praticamente ho preso nella parte di Ikea, dove ci sono tutte le offerte, queste cose qua. Ho visto che c'erano due cuscini, però adesso Rebecca si è accorta di una cosa, che adesso vi dico. E ho preso due cuscini identici, uno è per Rebecca, uno è per me, è rosa, e poi ho preso semplicemente un cambio per il cuscino normale per dormire, che insomma l'ho trovato a un buon prezzo, visto che comunque quelli cerco di cambiarli abbastanza spesso, soprattutto quello con cui dormo. Ho provato con vari cuscini, ancora non ho trovato il mio cuscino per dormire preferito, perché o è troppo duro o è troppo morbido e non mi trovo mai. Niente, ve li faccio vedere. Allora, i cuscini rosa sono questi qua. Ah, ecco quello che poi volevo dire, che Rebecca si è resa conto che c'è l'antitaccheggio. Adesso questo come lo tagliamo? Non lo so, se avete qualche consiglio fatemi sapere. E praticamente questi li abbiamo pagati 1,99 euro e appunto ne ho presi due, sempre tutti e due rosa. E poi ho preso uno bianco, semplicissimo, a 5,90 euro. E niente ragazzi, ragazzi, questi sono tutti i miei acquisti che ho fatto da Ikea, da Tiger, di Mail, e poi chi altro? Basta, mi sa. Sì. Spero che comunque questo video haul, anche se breve, vi sia piaciuto. Fatemi sapere se voi avete trovato delle cose carine. Sapete che io sono molto in fissa con le cose di cartoleria, quindi se avete qualche cosa da suggerirmi, qualche cosa carina che magari mi sono persa, o qualche anche agenda, fatemi sapere l'agenda vostra di quest'anno, del prossimo anno, quale sarà, perché sono curiosa, voglio fare una sorta di sondaggio per capire qual è, anche secondo voi, la migliore. Perché ne ho provate alcune e poi dopo alcune hanno dei difetti che magari non mi piacciono, quindi faccio fatica anche ad utilizzarla perché voglio capire un pochettino anche un po' i vostri gusti, fatto di agenda o cose comunque cartopazzose, diciamo. E niente, se vi è piaciuto questo video, come al solito non dimenticate di lasciarmi un like, di iscrivervi al canale e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi!